Eccoci di nuovo in diretta, sono le 10:31 e insomma, come vedete, abbiamo già toccato diversi temi senza mettere in disparte, insomma, senza ignorare appunto gli argomenti che affrontiamo di solito, insomma, con i mercati che oggi girano, corrono forte, il rimbalzo forse più deciso da quando, insomma, il conflitto Russia-Ucraina è iniziata e ci torneremo ovviamente. Adesso, come vedete anche dal nostro titolo, accarezziamo, o meglio, accarezziamo, cerchiamo di entrare e di approfondire un altro tema sicuramente sentito, importante, ed è quello del risparmio gestito, declinandolo al femminile, insomma. E noi abbiamo titolato I modelli femminili che mancano. Di cosa parliamo? Beh, lo faremo, vi spieghiamo tutto con l'aiuto del nostro prossimo ospite, che è qui in studio, Deborah Pastore, Head of Communication di Amundi SGR. Grazie per essere qui con noi anche fisicamente. Buongiorno. Buongiorno, è un piacere anche per me essere qui, grazie. Ogni volta che mi vedi fare questo movimento è che mi esce l'auricolare, evidentemente ho un orecchio troppo piccolo, quindi il mio litigio quotidiano non fa eccezione anche con l'8 marzo con la cuffia. Battute a parte, risparmio gestito. Abbiamo parlato prima in apertura con la questione dell'operatività finanziaria che è molto declinata al maschile per tutta una serie di motivazioni e lo abbiamo fatto con una donna, una nostra amica Paola Migliorino. Risparmio gestito. Uso un'espressione tua, siamo a un livello di chiaroscuro. Sì, è giusto, perché ci sono luci ed ombre della presenza femminile nel settore del risparmio gestito. Partiamo dalle cose positive. Allora, sicuramente è un settore che offre molte opportunità di collocamento, per le giovani donne, le giovani laureate, e quindi è un settore dove le donne entrano molto. Mano a mano che l'esperienza professionale cresce e anche l'età cresce, il percorso delle donne si concentra in particolare nel risparmio gestito in alcune aree. Tipicamente il marketing, la comunicazione, le risorse umane sono tutte aree che direi sono ampiamente governate dalle donne nel settore del risparmio gestito. E le donne raggiungono anche delle posizioni interessanti in termini proprio di inquadramento. Poi ci sono invece le zone d'ombra. Passiamo agli aspetti Le negativi, zone sì. d'ombra riguardano tutto il mondo, direi, degli investimenti, quindi le posizioni di fund manager ancora oggi sono prevalentemente appannaggio degli uomini, lo stesso potrei dire per il risk management. Quindi diciamo, sono quelle professionalità in cui il background tecnico, il background più scientifico probabilmente è prevalente e dunque probabilmente qui le donne scontano un po' diciamo una carenza, una minor presenza nello studio delle discipline, quelle che sono chiamate STEM. Almeno questa è una mia chiave di lettura. Sicuramente le donne non sono particolarmente incoraggiate ad affrontare queste professionalità. Tuttavia, devo dire, ovviamente, l'azienda nella quale lavoro, ha delle eccezioni e sicuramente le donne sono ben rappresentate anche in quei settori, seppure siano minoritarie. Proprio in questo punto io credo che siamo arrivati, ci siamo ricongiunti con i modelli femminili che mancano proprio in queste aree, insomma, d'ombra che hai citato tu, Deborah. Può essere che ci sia un bug, mi permetto di chiamarlo così, a livello, come dire, scolastico, cioè scolastico nel senso che magari già dall'università, insomma, non ci sono su alcuni corsi di laurea, alcuni sbocchi, non è chiaro, quantomeno si può essere, potrebbe essere più chiaro, insomma, quale può diventare, insomma, un'occupazione o quantomeno una strada da percorrere che sia appetibile, insomma, è che la ragazza, la donna in questione, possa, la studentessa possa sentirla in qualche modo vicino o appunto più semplicemente appetibile e interessante.
Ma allora, sicuramente persone più autorevoli di me segnalano il fatto che in Italia, ma anche in altri paesi, comunque in Italia sicuramente, la percentuale di ragazze che finite le scuole superiori, sceglie delle discipline, come può essere ingegneria, come può essere matematica, insomma le famose STEM che già accennavo prima, sono meno rispetto agli uomini. Tuttavia, se penso anche per esempio agli studi economici, perché direi che la gran parte delle persone che lavorano nel settore del risparmio gestito ha alle spalle degli studi economici. Le donne che si laureano in economia, oltretutto anche con dei voti assolutamente eccellenti, sono numerose e per quanto riguarda i voti sono anche superiori agli uomini. Come mai poi quando approdano al mondo delle SGR, per esempio, si orientano su professioni che sono a minor contenuto tecnico? La risposta non ce l'ho, però sicuramente la questione dei modelli e dei modelli di ruolo è importante. Cioè, le donne spesso non concepiscono neanche una carriera o uno studio in certe discipline perché non hanno dei modelli femminili di riferimento di successo o comunque sono pochi. Quindi la questione è proprio di avere dei modelli di ruolo femminili anche in campi che ancora oggi sono più ad appannaggio degli uomini è molto importante. Io credo per esempio che insomma, nell'azienda che rappresento il fatto che la responsabile della ricerca e della strategia sia una donna, per esempio, è estremamente positivo. Lo stesso dicasi per i ruoli di amministratore delegato, sia in Italia che a livello globale, sono delle donne. Questo è di stimolo sicuramente per chi lavora in queste aziende e mano a mano, insomma, che nei vari campi le donne si rendono visibili, questo può essere di ispirazione per tante ragazze. C'è una ricerca, peraltro pubblicata oggi, di cui abbiamo anche parlato in pubblicità, su cui tra poco andiamo. Però tornando diciamo, alla prima riflessione che ci hai fatto, che abbiamo fatto assieme, cioè quel settore di luci, no? Nell'ambito del risparmio gestito, hai citato marketing, hai citato risorse umane e comunicazione. Che cosa, diciamo, quali sono le qualità che emergono, qualità quindi insomma aspetti positivi, che appunto mettono le donne più o meno al centro insomma di questi settori, insomma, che cosa le fa eccellere anche ovviamente dall'esperienza personale che ha insomma da Mundi SGR? Beh, allora, alle donne è riconosciuto tipicamente una capacità relazionale, una capacità di creare rapporti empatici, forte, notevole. Le donne sono abili a gestire le relazioni, le donne hanno anche, diciamo, una capacità di abbracciare le tematiche, le problematiche con una visione ampia. Oggi leggevo un articolo in cui appunto insomma, la responsabile di una grande banca italiana diceva che l'approccio delle donne è olistico, proprio perché riescono a prendere in considerazione più punti di vista. Questo le rende particolarmente abili nel mondo del marketing e della comunicazione, perché appunto predisporre, non so, la documentazione di marketing, materiale di vendita, richiede la capacità di sapersi mettere nei panni del cliente, interpretarne i bisogni e usare le giuste leve per comunicare con i clienti. Idem per la comunicazione, cioè farsi portavoci dei valori, delle strategie dell'azienda, saperle comunicare a pubblici diversi, è una dote, che le donne esprimono, molto bene. E lo stesso si può dire per HR. Quindi, diciamo, questi sono settori nei quali oggettivamente la presenza di donne è prevalente. Poi magari se posso trovare comunque un aspetto alle volte critico è che capita pure in questi settori con questa forte presenza femminile di trovare magari dei capi dell'intera area comunicazione o dell'intero marketing che sono uomini. E quindi questo è di nuovo insomma un po' una piramide rovesciata che non si comprende bene, però sicuramente sono aree dove le donne hanno la capacità di mettersi in luce.
Forse un altro aspetto che prima non ho detto, ed anche questa è un po' una stranezza, raccontavo del marketing che appunto vede appunto le donne predisporre, non so, i materiali di vendita. Il mondo sales, nell'ambito del risparmio gestito, è un'altra area che è fortemente maschile. Sì, e questo vale sia per la realtà della SGR, ma anche per la realtà, per esempio, della consulenza finanziaria. Sono settori dove la prevalenza di uomini è ancora oggi molto importante. E in particolare per quanto riguarda la consulenza finanziaria, a mio parere è anche un po' strano, perché si tratta di una professione autonoma, da libero professionista, e quindi una donna che svolge quella professione forse è in grado anche di conciliare meglio vita e lavoro rispetto ad altre professionalità. Quindi anche questo è un settore nel quale credo ci potranno essere degli sviluppi positivi in futuro, o quantomeno lo auspico. Allora, l'hai chiamata tu praticamente, ci hai già fornito un assist, e allora ne approfitto perché in collegamento con noi, a proposito di consulenza finanziaria al femminile, c'è Chiara Paciolla, altra amica di Le Fonti TV. Chiara, buongiorno e bentrovata, e grazie anche a te per essere qui con noi in questo giorno sicuramente lungo ma anche speciale, intenso. Ciao Chiara. Ciao Giacomo, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Da te vengo tra poco, perché, come ho anticipato, con Deborah Pastore, Amundi SGR, avevamo, o quantomeno, insomma, abbiamo anche accarezzato, quando la lucina on air era off e quindi eravamo in pausa, una notizia di oggi che aumenta l'investimento delle donne in fondi. È la ricerca che arriva da Assogestione. Le donne rappresentano il 47% dei sottoscrittori di fondi, detenendo il 45% del patrimonio totale investito. In 20 anni la quota di risparmiatrici, questo è un bel dato, è aumentata dal 42% nel 2002 al 47% nel 2020. Quindi insomma arriviamo a un paio d'anni fa. Beh, è un altro dato che più o meno va nella direzione, insomma, dei nostri ragionamenti, quantomeno un dato che fa riflettere. Sì, è un dato molto interessante e molto positivo, cioè ormai il gap tra donne e uomini a livello generale nella sottoscrizione di fondi comuni, che sono appunto gli strumenti del risparmio gestito, questo gap è minimo. Quindi il dato è molto positivo. Io ho avuto modo di vedere un po' più nel dettaglio questi dati, e di nuovo anche qui si scoprono delle divergenze interessanti. In particolare emerge che le donne sottoscrivono gli strumenti di risparmio gestito molto meno degli uomini nelle fasce di età un po' più giovani, mentre invece con la maturità addirittura arrivano a superare gli uomini. Allora, qui si possono fare diverse analisi. Io credo che questo in realtà dimostri come le donne, quando sono giovani, probabilmente si sentono meno sicure, si appoggiano molto di più su alcune figure di riferimento nel mondo degli investimenti che sono maschili. Mano a mano che si emancipano, quindi mano a mano che crescono, che guadagnano di più, si emancipano appunto e iniziano a prendere anche più fiducia in se stesse, più consapevolezza, si informano e iniziano a investire di più. E questo è particolarmente vero nell'età matura, dicevo, probabilmente per ragioni di salute o magari anche per ragioni successorie, le donne più mature sono quelle che decidono gli investimenti. Allora, di nuovo qui secondo me il tema del tipo di studi che le donne fanno, ma più in generale il tema dell'educazione finanziaria sui giovani è particolarmente importante, perché se diamo ai giovani e alle ragazze giovani gli strumenti per comprendere il mondo degli investimenti, probabilmente si affacceranno con più sicurezza e con più serenità a questo mondo. E questo è particolarmente importante se pensiamo, ad esempio, che per i giovani è fondamentale investire fin da subito nei fondi pensione, per esempio. Questa è una scelta che viene rimandata e invece sarebbe fondamentale affrontarla fin da giovani. Quindi l'educazione finanziaria in questo senso può fare tanto.
E poi se abbiamo ancora un secondo, un altro dato che emerge da questa analisi è che invece diciamo, l'ammontare medio investito è inferiore, le donne investono di meno rispetto agli uomini. E qui io credo, l'ha detto insomma il mio amministratore delegato proprio oggi a commento di questi dati, che la ragione sia una ragione di pay gap. Cioè, ancora oggi le donne guadagnano molto meno degli uomini e questo vale in tutti i settori, a tutti i livelli. Quindi è chiaro che hanno meno disponibilità finanziaria da investire. Cinzia Tagliabue, CEO di Amundi SGR e anche presidente del Comitato Diversity di Assogestioni. Deborah ha toccato un po' di temi che si avvicinano molto alla realtà di Chiara Pacciolla in collegamento con noi. E allora, Chiara, ti chiedo, qualità di consulente finanziario, se in qualche modo hai riscontro di quello che ha detto Deborah, in particolare partiamo da qui, e cioè con la maturità le donne si avvicinano ai fondi e agli investimenti quasi insomma alla pari, anzi, cioè, per certi versi diventano superiori insomma le donne, superiori in numero ovviamente le donne che decidono di avvicinarsi a fondi e investimenti rispetto agli uomini. Se invece bisogna rimanere su un target un po' più giovane, allora qui la declinazione è tutta maschile, sulla base ovviamente della tua esperienza o magari l'esperienza dei colleghi o insomma là dove insomma lavori a Fineco Bank, lo ricordiamo. Chiara? Sì, allora Giacomo, io penso che le donne risultano più risparmiatrici degli uomini, ma molto più caute negli investimenti. Quindi diciamo che lo dice la parola stessa, il termine patrimonio deriva dall'unione, dal latino, dall'unione di due parole, quindi pater che significa padre e munus che significa dovere. Quindi letteralmente patrimonio significa dovere del padre. Ragion per cui il patrimonio viene sempre associato, insomma, alla figura maschile. Un esempio concreto ce lo spiega meglio la situazione che a fronte di un risparmio di circa 20-30 mila euro, il 47% delle donne preferisce tenerlo sul conto corrente, quindi come scorta per il futuro. Invece gli uomini sono più portati a impiegarli negli investimenti per trarre ancora profitto. Ma a mio parere penso che sia un problema di consapevolezza e conoscenza del rischio, perché se la donna avesse gli strumenti giusti, sicuramente si sentirebbe più sicura nel lanciarsi nei temi degli investimenti e gestione del risparmio. Quindi, come diceva, no, come si diceva prima, la donna è diciamo, più portata nella gestione del budget familiare, quindi ha più materiale della famiglia e dei figli, è più proiettata al futuro rispetto all'uomo, mentre il rischio, diciamo che è più una connotazione maschile. Fortunatamente oggi ci stiamo evolvendo in questo senso, quindi anche le donne si stanno avvicinando più al tema degli investimenti, ma come sicuramente con un consulente finanziario che comunque e non lasciate da sole. Allora, il senso è chiaro, anche se abbiamo avuto qualche, diciamo, interruzione a livello di connessione. Vediamo se siamo più fortunati. Tra poco sento anche Deborah, diciamo, con Deborah torniamo sul tema e vediamo cosa pensa. Però, Chiara, ne approfitto chiedendoti se, diciamo, nel momento in cui, diciamo, siccome hai tu stesso detto, attenzione anche agli strumenti che magari non sono così alla portata di mano, non vengono percepiti così alla portata di mano delle donne per quanto riguarda investimenti e fondi, l'approccio a questi due concetti, cosa fa, diciamo, un cliente medio quando come consulente finanziario si ritrova una presenza femminile, come in questo caso con Chiara? Ti guarda un po' con sospetto, ti ascolta, insomma, e viene ed è
e di buon grado, insomma, accetta consigli e insomma, di cominciare un percorso di consulenza finanziaria. Ti chiede dove hai studiato, sto inventando, insomma, l'approccio qual è? Diffidenza oppure diciamo apertura? Guarda, ti dirò, io credo che le donne sono molto più empatiche rispetto agli uomini. Quindi, io personalmente, magari sarà anche una mia connotazione, non noto, questa insicurezza da parte delle persone, anche da parte delle stesse donne nei miei confronti. Quindi diciamo che, sicuramente noi siamo più abili a costruire rapporti di fiducia rispetto agli uomini. E questo è un maggior vantaggio, per i clienti che, si approcciano al mondo degli investimenti. Poi sappiamo, dato che anche l'ascolto è una caratteristica fondamentale da tenere presente sempre, non trovo, difficoltà, cioè, in termini di relazioni. Quindi insomma non è, diciamo, che sia un uomo, che sia una donna che magari si ritrova quantomeno un consulente finanziario femminile, non c'è differenza di approccio, insomma, non è che magari insomma viene fuori che è la donna la prima a non volersi fidare, chiedo, ripeto, di una consulenza finanziaria femminile, non c'è differenza sostanziale, ho capito bene o correggimi se sbaglio? Abbiamo No, qua. non c'è Ah, differenza, però ok. anche questo è c'è qualche problema di connessione, mi sa. Vediamo, adesso ti Mi sentiamo, sentite? proviamoci, dai, proviamoci. Dicevo, anche qui diciamo, è una caratteristica fondamentale, cioè nel senso molto personale, scusami. Quindi bisogna essere empatici nei confronti di qualsiasi cliente, che sia uomo e donna, o donna. Sicuramente l'uomo, se non trova le sue caratteristiche nella mia persona, è più facile che si avvicini a un uomo. Per questo prima parlavo di consapevolezza del rischio. Cioè, se il rischio viene trasmesso come si dovrebbe, anche da parte della donna, è più facile che l'uomo si avvicini alla donna in termini di consulenza. Non so se mi sono spiegata bene. Bah, direi di sì. Torno da Deborah così per diciamo, completare il giro. Chiara all'inizio del suo ragionamento ci ha ricordato un aspetto che effettivamente forse non tutti conoscono, cioè l'etimologia della parola patrimonio, no? Che è pater e munus, quindi padre e dovere. È roba maschile, quantomeno stando all'origine della parola. Nei vari passaggi, insomma, di quello che ci ha raccontato Chiara, pur con qualche difficoltà di connessione, insomma, c'è un aspetto che ti ha colpito o su cui vorresti tornare? Ma allora, ha detto una cosa cioè, ha detto tante cose interessanti, però c'è una che mi ha colpito in Particolare, no. particolare, che è quella relativa al fatto che le donne sanno costruire rapporti di fiducia, relazioni di fiducia. La gestione del risparmio è un rapporto fiduciario, perché noi raccogliamo, il denaro, i risparmi dei nostri clienti e lo investiamo. Quindi a maggior ragione, questo rinforza quello che dicevo prima, è un po' inspiegabile la ragione per la quale le donne non si affaccino in misura importante al mondo proprio della consulenza finanziaria, per esempio, dove invece questa loro capacità, diciamo, la capacità delle donne di creare relazioni di fiducia, la capacità delle donne spesso anche di spiegare le cose, di illustrarle sotto diversi punti di vista, aiuta la relazione col cliente. Io ricordo, in passato sono stata sales e ricordo che negli incontri che noi facevamo tra i sales dei vari paesi, il Giappone aveva una particolarità, ossia l'attività proprio di vendita nelle filiali, l'attività di consulenza era svolta esclusivamente da donne.
Ora sono passati molti anni da allora, spero non ci sia stata una regressione, insomma, ma comunque questo per dire che la gestione del risparmio richiede un ruolo anche delle donne, sia dal punto di vista della proposizione, sia dal punto di vista degli investimenti. E dunque penso che ci saranno dei progressi anche da questo punto di vista. Credo che sia un settore estremamente attrattivo per le donne e anche che offre tante garanzie, diciamo, e tante possibilità anche per le donne nel corso della loro vita e delle loro esperienze anche extra professionali. Chiara, anche tu prima di diventare consulente sei stata, insomma, come sei arrivata a diventare consulente finanziario? Insomma, come ci sei arrivata, ecco? Allora, io premetto che non ho ereditato questo lavoro da nessuno, quindi la mia unica fortuna è stata che qualcuno vedesse in me una capacità di cui io stessa non mi rendevo conto. Quindi solo con il tempo e con i risultati mi sono autoconvinta che funzionavo. Poi da lì tutto si è spostato sul metodo. Sono sempre stata molto organizzata, determinata. Prima di svolgere la mia professione attuale sono stata un consulente assicurativo del ramo vita per molti anni. Lì mi hanno insegnato che la gestione dell'agenda è fondamentale, quindi ancora questo per me oggi è legge. E poi se dovessi scegliere una mia peculiarità che mi ha aiutato nella vita in genere e di riflesso anche nella vita professionale, questo è stato il coraggio. Quindi non mi sono mai spaventata né di fronte ad un ostacolo, né tantomeno di fronte a un'opportunità. Quindi considero entrambe le cose per farsi valere come figura professionale, ma soprattutto come persona. Prima di salutarci, Chiara, a proposito di coraggio, ti chiedo a questo punto se il rimbalzo di oggi delle borse è coraggioso oppure no, dato che insomma abbiamo Milano e Madrid che doppiano le altre borse, oltre il 3%, le altre navigano attorno all'1,5%. Ricordiamo che anche i future americani sono discretamente positivi, il Nasdaq si avvicina allo 0,7%. Chiara, brevemente. Ma guarda, non penso che sia un rimbalzone della giornata. Le materie prime, l'oro stamattina era ancora, non so adesso, ma l'oro stamattina era quasi a 2000, correggimi se sbaglio. Superato i 2000, se eravamo a Superato. 2010, sì, 2007. Ok, quindi io ancora non vedo fuori pericolo quello che sta accadendo sui mercati. Non siamo ancora fuori pericolo, Giacomo. Va bene, allora serve ancora più coraggio, evidentemente, per usare Esatto. una tua qualità. Grazie a Deborah Pastore, Head of Communication di Amundi SGR, grazie per essere qui con noi, ovviamente buon lavoro e insomma alla Grazie. prossima. Grazie, è stato molto piacevole. Con Amundi poi insomma le fonti ha diversi, lavora insomma spalla a spalla, quindi ci ritroveremo presto. Chiara, un saluto anche a te, buon lavoro e insomma anche con te ci risentiamo presto. Grazie Giacomo, buon lavoro a tutti.